E bentornati in studio con la prima parte del nostro telegiornale. Si è svolta presso il Salone di rappresentanza della provincia una conferenza stampa indetta dai tre ex presidenti della provincia di Brindisi, Michele Enrico, Nicola Frugis e Gino De Michele, sull'accorpamento delle province anche alla luce di quanto emerso in questi ultimi giorni. Tante le problematiche messe in evidenza dalla questione società partecipate all'università al trasferimento ai comuni delle funzioni provinciali. Le interviste. Dottor Enrico, quali sono le sue considerazioni dopo la conferenza del sindaco Mimmo Gonzales? Beh, noi ci siamo visti con il sindaco prima ancora che lui incontrasse i sindaci. Per noi la strada unica possibile, ma soprattutto quella più efficace, è il rilancio dell'area ionico-salentino. Dal 1960 in poi tutte le programmazioni sono state fatte in relazione a questa programmazione. Da ultimo la mia programmazione insieme a Pellegrino e Florido ha costituito la premessa per avere 300 milioni dalla Regione Puglia per le infrastrutture. Il Grande Salento, quindi l'area ionico-salentina, è l'unica strada da percorrere in questo momento per cercare di mettere insieme tutte le forze, anche per salvaguardare ciò che è stato fatto sino ad oggi. Mi riferisco alla cittadella della ricerca, all'università che si chiama Università del Salento, tutto ciò che comprova che tanti anni passati alla provincia da parte di tutti i presidenti che si sono succeduti hanno portato all'aumento di una popolazione da 26.000 che è quando era all'atto della Costituzione 80 anni fa agli 85.000 di oggi, quindi è stata accompagnata. Desidero ricordare semplicemente l'aeroporto si chiama aeroporto del Salento, non si chiama aeroporto di Brindisi. L'università l'abbiamo fatta chiamare Università del Salento per gli enormi provvedimenti, ma soprattutto enormi risorse che sono state destinate nella mia epoca e nell'epoca precedente all'università. Noi riteniamo che quest'unione di forze possa ancora servire perché questo territorio insieme a Lecce e a Taranto possa traguardare ancora maggiori successi. La decisione di mettere Brindisi solo in contatto con Taranto per noi sarebbe stata assolutamente deleteria. A Taranto i nostri problemi sono amplificati, mentre con Lecce e con Taranto la borghesia intellettuale di Lecce, ma anche la tradizione culturale di Lecce accompagnata dalla nostra, da quella di Brindisi, potrà fare molto per il rilancio di quell'autonomia di pensiero che abbiamo sempre voluto porre al centro di ogni attenzione. Il sindaco Mimmo Gonzales si sta comportando bene, nel senso che le iniziative che sta prendendo sono da noi confortate, quindi desideriamo accompagnare questo sforzo anche con le nostre possibilità, anche se modeste. Beh, questa conferenza stampa scaturisce dal dovere istituzionale, tre ex presidenti di amministrazione provinciale, di dare il loro modesto contributo a trovare le soluzioni più idonee per tutelare la salvaguardia e salvaguardare l'identità, la cultura, l'economia di questo territorio, il che significa, fatta questa premessa, che noi non ci stiamo a questo ultimo decreto di accorpamento perché non riteniamo una giusta soluzione quella di accorpare Brindisi a Taranto, venuto meno anche questa possibilità. A mio modesto avviso, sin dall'inizio la legge non lo consentiva, del doppio capoluogo. Ma il problema non è il doppio capoluogo, il problema è di dare delle risposte serie, concrete, discusse, partecipate, in modo tale da consentire che Brindisi abbia una sua prospettiva. In che senso? Nel senso che a Brindisi esistono già delle infrastrutture, delle eccellenze che nonostante le diverse difficoltà, nonostante il livello di disoccupazione che cresce e aumenta giornalmente e annualmente, si tratta di invertire questa rotta, di superare queste difficoltà. E quindi qual è la vostra proposta? La proposta è quella innanzitutto di dare il nostro modesto contributo alle istituzioni e di trovare la loro unità e unitarietà nelle scelte, in modo di avere non un potere contrattuale, perché guardate, chi ha letto bene la legge, basti pensare che entro il 31 dicembre del 2012 la provincia di fatto è un ente di secondo grado. Entro il 31 dicembre 2012, questo che cosa significa? Che essendo un ente di secondo livello,
la provincia perderà molte delle funzioni attuali che saranno in capo alla regione, ammesso che la regione le recepisca subito, altrimenti poi si determina un potere sostitutivo da parte dello Stato, il che significa che si determina di fatto un esubero del personale. Che fine fa questo personale? Qualcuno si sta ponendo questo tipo di problema, qualcuno si sta ponendo problemi delle infrastrutture, la cittadella della ricerca che è nata come uno strumento, un volano di sviluppo all'interno del territorio brindisino, cioè di fare della ricerca, la ricerca che doveva produrre dei risultati, di acquisire il know-how, di applicarlo alle industrie e quindi determinare sviluppo, di formare i giovani e in modo anche autoctono, in modo tale da consentire sempre sviluppo nel nostro territorio, utilizzando l'università che si trova a Lecce, non dobbiamo andare certamente a Londra per utilizzare università estere. E quindi abbiamo la necessità di discutere su questo problema. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è molto ridotto. Ci troviamo in attesa di una riconversione, in attesa di un'approvazione ed eventualmente riconversione del decreto legge di accorpamento. E c'è un'altra novità, aspettiamo con ansia e io mi auguro con esito positivo, che qualche ricorso presso la Corte Costituzionale possa dare ragione a chi sostiene che la soppressione, di fatto soppressione, altro che accorpamento, questo secondo me è una furbizia giuridica per evitare un percorso costituzionale, il che significa che potremmo avere ragione e perderemo più tempo. Però adesso c'è il decreto legge, dura l'ex sed l'ex. Dopo la sua esperienza, quali sono le sue considerazioni? Amare. Molto amare, ma in questo momento io sono preoccupatissimo per la sorte dei dipendenti, perché qui entro il 31-12 si deve decidere, praticamente la Regione deve decidere sulle competenze e sulla ripartizione del personale tra i comuni e la Regione stessa. E quindi in questo marasma non si capisce niente, per cui io che ho amministrato la provincia di Brindisi per 9 anni ci ho lasciato il cuore e devo dire che i dipendenti sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista. Oggi mi sento di scendere in campo con gli altri presidenti di provincia di Brindisi, tengo a sottolinearlo, perché qualcuno mi ha detto: ma come mai Ferrarese non c'è? No, noi siamo i presidenti della provincia di Brindisi, non tutti i presidenti della provincia. Voglio sottolinearlo per non creare, contrasti inutili. Il territorio deve essere unito. Ci ha fatto piacere che il sindaco di Brindisi, al quale ieri abbiamo esposto le nostre posizioni, ha accolto e comunque era già su queste posizioni, per cui vedremo il prosieguo. C'è questo ricorso alla Corte Costituzionale presentato dalle 9 regioni che purtroppo oggi apprendo che è stato rinviato. E quindi vedremo dall'esito dei ricorsi alla Corte Costituzionale, dall'azione nostra sul territorio per far sì che si possa aggregare il Grande Salento e diventerebbe una provincia di livello nazionale ma addirittura di livello europeo, e questo ci darebbe la possibilità di attrarre economie sul nostro territorio e quindi di rilanciare complessivamente l'intero Salento. Il consigliere regionale di Futuro e Libertà, Eupreppio Curto, interviene in merito a quanto dichiarato dal presidente della provincia di Lecce, Gabellone, in relazione al riordino delle province, sollecitando i parlamentari locali a presentare un'interrogazione al ministro Patroni Griffi per conoscere i motivi per i quali, almeno stando a quanto afferma Gabellone, non vi sarebbe alcuna possibilità di realizzare un'unica provincia tra Brindisi, Taranto e Lecce. Una tesi, questa, sostiene Curto, che non trova giustificazione alcuna, se non quella di impedire la realizzazione di un grande soggetto geografico, territoriale, economico e politico, capace di interloquire alla pari con la maxi provincia di Foggia, con l'Abate e soprattutto con la città metropolitana di Bari.
e conferenza stampa presso la sede del PD di Via Osanna del coordinamento provinciale delle primarie composto dai rappresentanti del PD, SEL e PSI. L'incontro è stata l'occasione per aprire la campagna di iscrizione al registro delle primarie, spiegare le modalità, le regole e le sedi in cui i cittadini della provincia di Brindisi potranno appunto recarsi per iscriversi. Sì, il coordinamento provinciale per le primarie di Brindisi ha sostanzialmente ultimato il suo lavoro. Oggi vi abbiamo presentato la lista degli uffici elettorali dislocati sul territorio. Sono degli uffici elettorali all'interno dei quali opereranno dei volontari che dal 4 al 25 novembre si occuperanno della preregistrazione dei potenziali elettori alle primarie del 25 novembre. Successivamente il nostro compito sarà quello di individuare i seggi elettorali sul territorio per le operazioni di voto del 25. Un grande sforzo organizzativo e un grande impiego di risorse anche umane per questa che deve essere una festa della partecipazione. Speriamo che ci arriviamo al ballottaggio, vogliamo arrivarci con tutte le nostre forze, per cui stiamo lavorando anche per quello, perché le primarie devono essere una partecipazione corale di tutti i cittadini che vogliono comunque partecipare e scegliere il candidato premier. Per cui per noi è importantissimo che ci sia quanta più gente possibile a votare, che quindi gli uffici elettorali siano quanto aperti più possibile sul territorio, e questo sarà garantito grazie a tanti volontari che ci sono, sia del Partito Democratico di SEL e del Partito Socialista. E si è svolta ieri presso Confindustria, alla presenza del prefetto Nicola Prete, la cerimonia di consegna alla Lion del Basel del premio Sicurezza Confindustria Brindisi. L'azienda ha infatti raggiunto l'importante traguardo di zero infortuni negli ultimi 10 anni. La Lion del Basel ha ottenuto quest'anno un importante risultato, raggiungendo 10 anni senza infortuni, quindi nessun incidente per il personale diretto e il personale indiretto dell'azienda. È per noi un motivo di orgoglio essere qui in Confindustria per poter condividere con i nostri colleghi, con le industrie del territorio, questo importante risultato. Ovviamente Lion del Basel vuole ringraziare il prefetto, le autorità locali e senza dubbio Confindustria per questo riconoscimento importante, che sicuramente vuole premiare l'azienda, ma soprattutto vuole premiare i lavoratori che in tutti questi anni hanno veramente lavorato in maniera sicura tutti i giorni della propria attività. In tema di igiene e sicurezza sul lavoro, molto importante è il comitato di coordinamento provinciale, che coordina appunto tutti i vari enti presenti sul territorio per quanto riguarda la vigilanza. È molto importante, poiché capite bene che le duplicità di interventi fra i vari enti oppure la vessazione continua su determinate aziende non rendono poi un'efficace, un'accurata vigilanza. Voltiamo decisamente pagina, rischia di creare un po' di confusione una notizia pubblicata nei giorni scorsi in merito a una somma di 300.000 euro che sarà utilizzata come budget per il Negromaro Wine Festival, una situazione che invece va riportata nei binari della correttezza, precisando che il Comune contribuirà con 85.000 euro e le associazioni che vi partecipano con altri fondi. Il servizio. Si preannuncia un forte contrasto di natura politica sulla vicenda del Negramaro Wine Festival, da cui prima uscita pubblica è prevista per sabato prossimo con l'anteprima presso l'ex complesso delle scuole Pie, dove si avrà un primo approccio con un progetto che è nato 3 anni or sono, grazie alla scelta dell'allora amministrazione Mennitti. Per 2 volte se ne occupò l'assessore alle attività produttive Francesco Renna, ma questa volta non sarà l'assessore Ramo ad occuparsene, bensì una fondazione costituita ad hoc e alla quale parteciperanno diverse associazioni di categorie del settore economico e commerciale della città. La carica è stata affidata al dottor Donato Fusco in quanto rappresentante di Confagricoltura. Peraltro, in un articolo di una testata locale compariva la somma di 300.000 euro come budget dell'iniziativa che si terrà a giugno del 2013 e che frutto dell'apporto di diversi enti e di molte associazioni, oltre che da proventi della vendita di diversi prodotti. La politica sembra essere rimasta fuori da questa iniziativa, almeno sulla carta, e questa scelta dovrebbe far riflettere l'assessore al ramo Paola Baldassarre, che certamente non aveva preso bene questa scelta dell'esecutivo.
Infatti, per la prima volta l'amministrazione, pur finanziando per 85.000 euro l'iniziativa, non ha inteso dare alcuna responsabilità al vice sindaco di organizzare o meglio controllare l'intera idea, peraltro che sembra molto più importante rispetto alle due precedenti edizioni. Insomma, il comune ci mette la faccia sotto il profilo dell'investimento e della location, ma escludendo l'assessore alla quale competerebbe l'intera responsabilità dell'operazione. E presso la sala riunioni dell'ASL si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione dei dati relativi al progetto obiettivo sul controllo e vigilanza della ristorazione sul territorio di competenza appunto dell'ASL di Brindisi. Ascoltiamo. Conferenza stampa sul controllo e la vigilanza della ristorazione nel territorio di competenza dell'ASL di Brindisi. Sì, quest'anno in collaborazione con il servizio SIAN e il servizio veterinario area B dell'ASL di Brindisi, Dipartimento di Prevenzione, abbiamo voluto avviare questo progetto obiettivo estivo sulla vigilanza di alcune strutture dedicate alla ristorazione e alla gastronomia in genere. È un progetto che sentivamo molto e che abbiamo fortemente voluto, soprattutto perché si svolgesse in una particolare fascia oraria. Naturalmente abbiamo reperito anche i fondi con cui finanziare questo progetto, che sono derivati dal decreto legislativo 194. Qualche dettaglio in più su questa appunto conferenza? Sì, noi presenteremo i dati di attività di questo intervento, diciamo, straordinario, nel senso che si pone a potenziamento di attività già svolte per conto del Dipartimento di Prevenzione dei due servizi, vale a dire il controllo ufficiale nel settore della ristorazione pubblica. Come diceva il dottor Rotunno, quindi abbiamo sviluppato questa attività nel periodo estivo, quindi nel periodo di massima fruibilità da parte dell'utenza turistica e anche locale di queste strutture di ristorazione appunto pubblica, quindi ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e così via, e non tralasciando neanche le manifestazioni popolari, le sagre che richiamano grandi quantità di utenza, di pubblico. E quello che noi sottolineeremo è l'assoluto taglio preventivo che abbiamo voluto dare a questo tipo di iniziativa, che ha portato complessivi oltre 400 controlli in un arco temporale che va dalla metà di giugno circa fino a tutto settembre, e che ha, diciamo, riscosso un notevole apprezzamento da parte dell'utenza e anche da parte degli operatori. Certo, abbiamo avuto qualche momento non di contrasto, però di confronto con gli operatori stessi, però il dato confortante è che la grande maggioranza delle attività sicuramente si pone su un versante di conformità o comunque di accettabilità dal punto di vista igienico e della sicurezza degli alimenti. Il sistema delle adozioni a distanza e della nuova realtà, Brindisi di Italia solidale. Questo è l'argomento che abbiamo trattato nel nostro approfondimento del TG a cura di Renato Rubino, ospite e Eoprepio Stoppa, referente di Italia solidale per Brindisi e Francavilla. Questa un'anticipazione dell'approfondimento che vedrete per intero dopo il TG. Allora, Italia solidale è un'associazione formata da laici. Il presidente è un sacerdote, padre Angelo Benolli, fondatore di questa associazione, grande associazione, che è un movimento di persone per le persone. Io personalmente sono un volontario donatore, adotto una bambina a distanza con Italia Solidale, però prima di arrivare all'adozione ho sposato la cultura di Italia Solidale, cioè che cosa? Attraverso la trasmissione del 2004 su Rai 1 di Paolo Bonolis, Domenica Inn, ho visto questo sacerdote che parlava dell'inconscio. Non capivo, cioè si parlava di adozione a distanza e dell'inconscio, non capivo questa cosa. Però quando poi ha presentato questo libro, Uscire da ogni inganno, beh, io l'ho preso, l'ho comprato subito e poi l'ho letto tutto d'un fiato, non ho capito niente, ecco perciò sono andato a Roma a fare 2 anni di corso di formazione e adesso anche faccio la scuola. Quest'anno faccio l'ultimo anno. Voglio capire, è un discorso di mera curiosità o comunque già in lei c'era nel proprio animo la voglia, l'idea di aiutare il prossimo? Sì, c'era l'idea di aiutare il prossimo, però diciamo con un modo concreto, no, di aiutare i bambini, perché non basta l'economia, basta anche la parte spirituale, e questa che Italia Solidale si prefigge, cioè aiutare sia economicamente i bambini affinché non muoiano di fame, ma anche di spirito. Infatti noi siamo
in Italia 23.000 donatori, in tutto il mondo 2 milioni, abbiamo 4.000 comunità. C'è la pubblicità, tra poco con la pagina sportiva.